Il formaggio pecorino toscano ha origini lontanissime e sempre ha mantenuto intatta la sua tradizione. Conosciuto già dagli Etruschi, poi affinato e diffuso in epoca romana e medievale, questo eccezionale prodotto, i cui ingredienti fondamentali sono il latte di pecora, il caglio di vitello e il sale, conserva ancora oggi quel sapore antico e gentile che è il risultato di un legame inscindibile con il territorio. Nel 1985, con la nascita del Consorzio del Pecorino Toscano DOP, inizia il processo di tutela, controllo e valorizzazione. Quindi il primo scopo è stato quello di tutelare il nome del prodotto e difendere così i caseifici che lo producevano. Immediatamente dopo, con il riconoscimento nazionale della denominazione di origine del 1986, è iniziato l'iter vero e proprio di tutela del prodotto a livello totale. La produzione del pecorino toscano DOP è attuata nel rispetto di precise condizioni. Esclusivamente prodotto con latte della Toscana, del nostro territorio. Però da 2000 anni ancora si produce con gli stessi ingredienti latte intero di pecora, caglio, che è ancora estratto dallo stomaco del vitello o dell'agnello, sale e tanta cura durante la stagionatura. Il latte viene portato giornalmente al caseificio per essere coagulato con il caglio di vitello in un tempo di 20-25 minuti e ad una temperatura compresa tra i 33 gradi e i 38 gradi. La cagliata così ottenuta viene rotta in pezzi della dimensione di un fagiolo per il pecorino giovane, in pezzi della dimensione di un chicco di grano per quello stagionato e messa in apposite forme per lo sgrondo del siero. Dopo l'eventuale cottura del pecorino destinato alla stagionatura, le forme vengono rivoltate per permettere la formazione della crosta in ambo le parti. La salatura è effettuata in salamoia al 17-19% di cloruro di sodio. Si distingue in due categorie, quello giovane di 20 giorni, un mese minimo di stagionatura, e quello stagionato che deve avere almeno 4 mesi di stagionatura. La fase di maturazione avviene in apposite celle, a una temperatura tra i 5 e i 12 gradi con umidità relativa del 75-90%, con una durata che varia dai 20 giorni per il pecorino a pasta tenera ad almeno 4 mesi per il pecorino a pasta semidura. Il formaggio pecorino toscano DOP al momento della sua immissione sul mercato deve recare, quale riconoscimento a garanzia del consumatore, il relativo contrassegno di qualità certificata. La Camera di Commercio di Firenze diffonde e promuove la conoscenza dei prodotti di qualità della propria provincia. La denominazione di origine DOP, cioè denominazione di origine protetta, come quella ottenuta dal pecorino toscano, attesta che ogni parte del processo produttivo avviene nel territorio circoscritto previsto dal disciplinare di produzione. Il carattere delicato ma completo di questo formaggio consente sia la degustazione diretta che l'abbinamento con altri ingredienti. Il pecorino toscano DOP è un formaggio ottenuto dal latte intero esclusivamente di pecora ed è proprio nel latte intero di pecora che si nasconde il segreto delle sue capacità benefiche. Infatti questo latte ha un ruolo importante nella prevenzione di alcune malattie cardiovascolari e nella prevenzione di alcuni tumori come il tumore del colon e il tumore della mammella. Questo è dovuto alla presenza di due sostanze, l'acido butirrico e il CLA o acido rumenico. L'acido butirrico è un potente attivatore della microflora batterica intestinale e quindi previene da alcuni tumori del colon, mentre l'acido rumenico ha una capacità antinfiammatoria notevole e inoltre stimola il sistema immunitario contro alcuni tumori, specialmente quello del colon e quello della mammella. Il pecorino toscano DOP fresco ha un potere energetico inferiore rispetto a quello stagionato, 261 calorie contro 366. Però quello stagionato si preferisce per le sue capacità e per la sua composizione. Infatti ha una composizione di calcio circa 3 volte superiore rispetto a quello fresco, il ferro è più del doppio, 0,70 mg contro 0,30 quello fresco, e poi è l'unico formaggio in cui la quota proteica supera la quota di grassi, quindi la quota lipidica. Questo è un modo di presentare il pecorino toscano DOP nel Mugello, con ingredienti quasi a chilometro zero, salame di fichi con le noci e una gelatina fatta dal fiore del tarassaco, che è questo qui, ci sono le foglie, è un fiore giallo. La caratteristica di questo piatto è la freschezza dei prodotti che sono legati al territorio.
si prende il salame di fichi, come vedete è fatto proprio come il salame, si prendono i fichi, si tritano insieme a un po' di noci e si mette in un contenitore e si forma il salame. E questo è il piatto, si può mettere una foglina di tarassaco per far capire al cliente da dove proviene la gelatina. Ecco, questo è il piatto pronto.